Bentornati a Cronache Bestiali, la nostra rubrica interamente dedicata al mondo degli animali. Come sempre parleremo della salute, dell'alimentazione, ma anche dell'educazione dei nostri amici a quattro zampe e andremo a conoscere un amico in cerca di famiglia. Bentornati allo spazio dedicato alla salute con il dottor Martini. Oggi parliamo di problemi dentali per quanto riguarda cane e gatto. Quali sono i più frequenti? Allora, i problemi dentali sono una problematica molto comune, tra le più comuni, sia nel cane che nel gatto. Il problema più frequente è la parodontite. Ovvero un'infezione delle strutture che ricoprono il dente, quindi sia la gengiva che l'osso alveolare, che ha vari livelli di gravità e segue un iter ben preciso, ovvero prima c'è la formazione di tartaro, il tartaro porta a una gengivite, quindi lo stadio primario di questa malattia è l'arrossamento delle gengive. Poi le gengive piano piano tendono a ritirarsi, quindi si ha la radice del dente viene proprio a scoprirsi e si arriva alla vera parodontite, ovvero appunto questa infezione importante delle strutture sia del dente di quelle che circondano il dente, con delle problematiche che possono arrivare a essere anche importanti. Cosa possiamo fare? La prevenzione alla fine è la vera cura, perché quando si arriva alla parodontite poi una cura efficace è solamente l'estrazione dei denti. La prevenzione invece permette di non arrivare a questo. Banalmente la cosa migliore da fare è lavare i denti. Dico banalmente, ma in realtà non è facile, perché i nostri cani e gatti non sono così propensi a farsi lavare i denti. Però se noi abituiamo per esempio il cucciolo fin da cucciolo appunto a essere manipolato e a subire questo tipo di manipolazione, possiamo anche riuscire a farlo in maniera piuttosto costante. È sufficiente farlo 2-3 volte a settimana. Non c'è bisogno di usare particolari prodotti, ci sono vari prodotti che aiutano, però la cosa più importante è lo sfregamento, perché quello che dobbiamo fare è rimuovere la placca, che è quello strato sottile di batteri che poi formano il tartaro, che poi determina tutta la sintomatologia di cui ho parlato prima. Quindi dobbiamo strusciare i denti con spazzolini, ci sono anche vari tipi appositi di spazzolini, di spugnette, ma anche banalmente con un fazzoletto, e rimuovere questa placca. Esistono anche prodotti che vengono ingeriti, quindi da masticare, anche quello va bene, sono più o meno efficaci, su alcuni animali funzionano meglio, su altri peggio, perché comunque richiedono una masticazione approfondita e non tutti i cani soprattutto lo fanno, però appunto ancora meglio è lavare il dente. Ecco, l'alimentazione invece quanto influisce? L'alimentazione influisce, perché influisce sullo sfregamento. Ovviamente se noi diamo esclusivamente crocchette, queste hanno uno sfregamento maggiore sul dente rispetto all'alimento umido. Quindi esistono anche delle crocchette fatte apposta particolarmente ruvide con una composizione particolare. Però si torna lì, alcuni animali la crocchetta la ingoiano intera e quindi non è detto che l'alimentazione sia sufficiente a rimuovere la placca. Ecco, una volta in cui invece ci troviamo insomma ad avere a che fare con questa patologia, cosa dobbiamo fare? Ci sono delle pulizie dei denti? Esatto, dobbiamo fare una pulizia dei denti ovviamente dal veterinario. Sconsiglio le pulizie dei denti fai da te o fatte da non veterinari, semplicemente per il motivo che una pulizia, una detartrase accurata si può fare solo con l'animale in sedazione. A meno che non ci siano degli animali santi, ma io ne ho conosciuti veramente pochi, e perché bisogna fare una rimozione completa del tartaro, andare a rimuovere delle placche importanti, ma per esempio lasciare il colletto gengivale non pulito per bene non ha senso, perché poi la parte più delicata è proprio il colletto, quella vicino alla radice, e quindi bisogna fare una detartrasi accurata. E poi va fatta la cosiddetta lucidatura, che non è lo sbiancamento, cioè non vuol dire rendere i denti bianchi, ma vuol dire passare intorno al dente delle paste particolari che servono a impedire il riformarsi della placca in tempi brevi, e servono anche a rendere il dente meno poroso,
proprio perché così si rende meno attaccabile dalla placca. Tutta questa procedura qui non si può fare con l'animale sveglio. Cosa si rischia a tenere il cane, insomma, con la placca? Si rischia la parodontite. La parodontite, come dicevo prima, la cosa più banale che può succedere è la perdita dei denti, ma si hanno anche delle complicanze anche importanti, da vere e proprie fistole oronasali, ovvero delle comunicazioni che si formano dalla bocca al naso, perché ovviamente il tragitto fistoloso poi sbuca nel naso, degli ascessi che si formano in bocca. Questi batteri che vivono dentro la bocca possono addirittura staccarsi e andarsi ad attaccare in strutture come il cuore, come le articolazioni, come i reni, e dare delle sintomatologie anche purtroppo anche mortali, perché un'endocardite batterica può avere anche un esito mortale, un'infezione renale può avere un esito mortale. Quindi spesso questa malattia viene sottovalutata, i proprietari tendono a non fare le pulizie dei denti perché hanno paura dell'anestesia, ma è molto più pericoloso tenere un animale con una bocca messa, cioè con un'infezione costante in bocca, che fare un'anestesia controllata e che permette di evitare queste problematiche. Bentornati all'appuntamento con la salute, siamo nuovamente in compagnia della dottoressa Chiara Caporali del Centro Dermatologico Veterinario. Oggi parliamo di forasacchi. Cosa sono? Allora, i forasacchi sono delle piccole spighe selvatiche di qualche centimetro di dimensione e si caratterizzano per un aspetto lanceolato, quindi hanno questa forma a lancia, e se uno li tocca hanno tutte dei bordi molto, molto ispidi, quasi rugosi, che poi sono la causa del problema dei forasacchi, perché una volta che penetrano a livello cutaneo nelle zone poi interessate rimangono bloccati proprio a causa di queste appendici molto rugose. In che periodo dell'anno si trovano i forasacchi? Allora, il forasacco è una problematica prettamente primaverile ed estiva, quindi è un problema per i nostri animali nell'arco di tempo che va da aprile fino a ottobre, finché poi c'è il caldo. Nel momento in cui il caldo passa, il problema non sussiste più. Cosa succede quando il mio cane entra in contatto con dei forasacchi? Allora, dipende dalle zone interessate, nel senso che il forasacco può penetrare su vari distretti. Se penetra a livello cutaneo, proprio per la sua forma caratteristica, tende a formare dei tragitti fistolosi, perché va avanti e poi non riesce a tornare indietro, quindi crea questi tragitti fistolosi dentro la pelle e di conseguenza poi determina infezione. Quindi se uno nota che il cane si lecca insistentemente alcune zone cutanee, bisogna che vada a vedere e ispezionare la parte per far escludere che non ci sia un forasacco. Se penetra a livello di naso, il cane molto spesso comincia a starnutire, e se uno è fortunato attraverso gli starnuti lo espelle, altrimenti può rimanere bloccato nel naso e lì è necessaria una rinoscopia per estrarlo. Stesso problema se penetra nelle orecchie, è un'altra zona dove se il forasacco entra non è più in grado di fuoriuscire, quindi il cane può avere un dolore improvviso, soprattutto se riesce a penetrare fino al timpano. Quindi se uno nota il cane che comincia a urlare o che tiene la testa ruotata da un lato, soprattutto in questo momento dell'anno, deve pensare al forasacco. Altro problema se penetra a livello dell'occhio, quindi tende a localizzarsi all'interno della terza palpebra molto spesso e dà una lacrimazione importante dell'occhio, con il cane che poi ha difficoltà, proprio ha dolore ad aprire l'occhio, perché proprio visto l'aspetto molto rugoso di questi forasacchi determina poi delle abrasioni, delle cheratiti a livello corneale e quindi poi forte dolorabilità e lacrimazione. Quali sono le zone che devo tenere maggiormente sotto controllo? Allora, l'unica
L'unica cosa che purtroppo io posso fare da proprietario è fare un'ispezione accurata del mantello dell'animale quando ritorna da una passeggiata, perché quelli che rimangono bloccati nel mantello molto spesso sono quelli che poi dopo, col passare del tempo, penetrano all'interno della cute. Quindi rientrando dalla passeggiata dovrei spazzolarlo o comunque cercare di rimuovere tutti i forasacchi che sono rimasti esternamente aggrappati al pelo, con particolare attenzione alle zone diciamo meno visibili, quindi in particolare gli spazi interdigitali, la zona ascellare, le zone inguinali. E l'ideale sarebbe anche quello di cercare di mantenere il più possibile corto il mantello a livello dei piedi, in modo tale che così come si fermano io li vedo e li riesco a togliere meccanicamente, perché altrimenti poi tutto il resto è compito del veterinario. Ci sono dei modi per proteggere il mio cane dai forasacchi? Purtroppo orecchie, naso, no. Mentre è una cosa buffa, ma ci sono in commercio dei parorecchie, soprattutto per quei cani che hanno le orecchie pendenti o comunque abitudine o diciamo la sfortuna di prendere continuamente dei forasacchi a livello di orecchie. Ci sono dei parorecchi, tipo delle cuffie da mettere, che fanno sì che l'orecchio rimanga aderente alla superficie della testa, in modo tale che i forasacchi non riescono a entrare. Questo è un ottimo metodo, perché poi se il cane non è collaborativo non si riesce a togliere il forasacco se non con l'anestesia, quindi così si risparmiano un sacco di problemi per il cane e di spese per il proprietario. È alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nico's Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effettua servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nico's Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago. Casette in legno con veranda e giardino per lo sgambamento. Nico's Dog Village è un'oasi di verde nella campagna aretina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarlo ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Elci Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve a Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Bentornati, siamo nuovamente in compagnia di Simone Grotti, oggi per parlare di discriminazione olfattiva. Ecco, cos'è? Allora, quando si parla di olfatto del cane si può lavorare su tantissime cose. I due sono i caratteri principali, la discriminazione olfattiva e la differenziazione olfattiva. Discriminazione vuol dire che il cane ricerca un insieme di odori, esempio cane antidroga, cane da discriminazione olfattiva, come anche un cane da ricerca in superficie, come un cane da cadavere, un cane antiveleno, sono tutti cani da discriminazione. La differenziazione invece sia quando tra questo insieme di odori il cane cerca un odore ben specifico, i famosi cani chiamati more corali. E lì, tra per esempio, sono i cani da man trailing e cercano un odore umano. Gli viene prima proposto e bisogna proporlo in una certa maniera, in una certa distanza. Quindi noi si prende l'odore, si pone e bisogna fare questo. Bisogna porlo a 20 cm circa dal naso del cane. Il cane deve allungare la testa. Deve creare una sorta di linea tra i polmoni, tra il naso e la laringe, quasi un piano. Se il cane è seduto forma un 4.
così. Mm-hmm. E mantenerlo comunque sia a distanza. Il cane ci mette pochissimo tempo per assimilare l'odore, quindi se noi lo riproponiamo, oppure come a volte si vede fare, che è sbagliatissimo, mettiamo il sacchetto con l'odore e ci infiliamo tutta la testa del cane, andiamo ad assuefare, perché impregna così tanto l'odore che il cane quasi se lo dimentica, viene assuefatto, quindi fa fatica a riconoscerlo. E se vi volete divertire, proponete un odore, vedete che il cane lo analizza dapprima con la narice destra, poi passa alla sinistra. A seconda di quanto tempo ci mette a passare da una narice all'altra, l'odore gli piace più o meno. Questo è un giochino divertente, potete fare qualsiasi tipo di odore. Lei lavora in discriminazione olfattiva. Ora vi facciamo vedere un esercizio di non di impostazione, ma quando il cane inizia a saper usare un pochino il naso, si inizia a fare questi esercizi qui per far vedere, per potenziare questa risorsa, ecco, che hanno. Ovviamente tutti i cani potenzialmente sanno utilizzarlo, il naso, ci sono però delle razze più o meno adatte? Sì, sì, questo sì. Tutti i cani possono farlo, questi sono esercizi che dal chihuahua al bulldog francese, che il naso quasi non ce l'ha, fino al bloodhound, che è il cane con la più grande capacità olfattiva che ci sia, possono fare. Logicamente va, per lavoro va scelto un cane addestrabile, con capacità olfattive e che sappia stare in determinati contesti, va bene? Ciò non toglie che voi vi potete divertire col vostro cane come volete, cioè insegnare un cane a cercare il tè nero per farlo stancare in casa, per dargli qualcosa da fare perché aveva un problema crociato, non poteva più correre, quindi il cane in qualche modo si doveva stancare senza andare a cercare il tè nero. Lei cerca una pallina per ora, poi la porteremo, dovrebbe fare antidroga, quindi la porteremo a cercare quell'insieme di odori lì, per ora sta cercando una pallina. Attraverso la mano gli diciamo quello dove andare a cercare. Quando il cane mi arriva sulla, in questo caso sulla pallina, comunque sull'odore che sta cercando, mi deve perseverare, fare una sorta di segnalazione. Lei ancora non è stata impostata, le segnalazioni possono essere attive, abbaio, raspare, o passive, seduto, terra, e dirmi guarda qui c'è. Lei adesso è attiva, perché noi vogliamo ancora, è grezza, dobbiamo ancora che il cane spinga, si impegni, ci mostri che abbia voglia. Dopodiché, lavorando con la pallina, pac, l'importante è il gioco. Cioè, tu la trovi, vai, vieni qui e si gioca. Vai, vieni qui e si gioca. Vai, vieni qui e si gioca. Dopo l'importante è il controllo. Lascia, pac. E che per un cane antidroga è fondamentale che sappia stare in questo contesto, cioè giocare in mezzo a due o tre persone senza andare in aggressività. Ecco, ovviamente poi vengono utilizzati per la ricerca di droghe, veleni, però è anche un gioco divertente da fare con il proprio cane, questo, insomma. Al di fuori di quello che è il lavoro vero e proprio per il cane, è divertente. Cioè, consideriamo, il cane non è come noi, quindi non ha quella volontà di dire ok, devo andare a lavorare perché se no non ho soldi, non posso permettermi quello, quell'altro. Lui deve mantenerlo su un divertimento, quindi si gioca. Fondamentalmente lei sa che quando si fa questo si gioca e quindi si comporta di conseguenza, capito? Brava piccola! Bentornati, oggi parliamo di oggettistica, nello specifico di giochi per l'addestramento dei cani. Ecco, quali sono i principali? Allora, diciamo che nel mondo addestramento, cinofilia, ci sono questi oggetti, diciamo, roba per il cane che usiamo per farlo mordere, per farlo imparare a lasciare gli oggetti, per educarlo che deve, per dei riporti e per tutto quanto riguarda
l'addestramento e chi vuole che con il cane abbia un cane, diciamo, educato e che fa le cose che, insomma, si chiede. Diciamo, si parte da questi salamotti, che sono dei salamotti per far mordere il cane, che noi diamo e facciamo il riconoscimento, e lui praticamente gli chiediamo di mordere, vai, lo prende, lo morde e non lo deve lasciare poi, però, perché al comando il cane resta lì. Poi quando gli diamo il comando il cane lascia e abbiamo fatto il nostro lavoro. Questo non è evidentemente da lanciare anche, no, due maniglie. Chiaro, chiaro, due maniglie, perché se lo vogliamo tenere, per tenerlo dall'una dall'altra che il cane si rigira, ci abbiamo sempre la presa, perché lui non deve mollare e io devo tirare, il cane deve continuare a mordere, ho sempre una presa per tenerlo tenerlo e non farlo andare via da me con il salamotto, chiaro. Poi abbiamo i vari altri sempre cuscini per l'addestramento, questi qua che li possiamo lanciare e lui ci fa il riporto, questi più tondi lo lanciamo qua, lo prende e lo facciamo riportare sempre al comando e glielo teniamo sempre prima che non si dà il comando di lasciare, e lui lascia sempre con la solita maniglia. Ecco, roba particolare che è adatta a dei cani sempre attivi e che adorano fare un lavoro di obbedienza, utilità, difesa e tutto via dicendo. Ecco, diverse dimensioni immagino a seconda della dimensione del cane. Certo, secondo la dimensione poi dei cani, o se sono cuccioli o se sono adulti. Praticamente abbiamo dei cuscini che sono per cani cuccioli. Si differenziano, un cucciolo fino a 6-7 mesi deve avere un cuscino adatto per il suo morso, con tutte le nostre sempre maniglie per gestirlo. E poi si va al cane adulto, che avendo un'altra dentatura e un'altra lascia, deve avere il suo bel cuscino dove morde e i denti anche apprendono dentro. Ecco, questo è un prodotto di qualità, riconosciuto, insomma, conosciuto della Gappai, che noi abbiamo, questo qui praticamente per cani adulti è un cuscino da mordere, ecco. E poi ci sono altre tipologie di giochi da riporto, come ad esempio questo. Certo, il riporto, le palline, queste qui che andiamo proprio su un'obbedienza, su un discorso, quando gli vogliamo fare proprio l'obbedienza al cane, di lanciargli praticamente il riporto, lui ci riporta la pallina per divertirsi sempre, per il discorso di mordere. E poi abbiamo anche dei guinzagli particolari che sarebbero per fare le piste, l'obbedienza in pista, praticamente dei guinzagli da 8-9 metri in base anche 10, che quando andiamo a fare delle piste dove il cane verrà, praticamente vengono messi degli oggetti in un campo e lui con noi al guinzaglio da 10 metri deve cercare gli oggetti nascosti e segnalarceli, però dobbiamo avere un guinzaglio apposta da 10 metri perché lui deve avere 10 metri di raggio per fare la sua ricerca, ecco. Anche per allenare cani della protezione civile vengono usati dei carabinieri cinofili, che noi siamo anche sponsor dei carabinieri cinofili di Firenze, la Winner Plus, che praticamente come alimentazione ha scelto l'alimentazione adatta per cani che poi vanno a fare ricerche sulla macerie, terrorismo, droga. Tutti i cani vengono, il centro cinofilo di Firenze fa base a tutta Italia per le ricerche, scompare una persona, terrorismo agli aeroporti, terremoti e ricerca persone, ecco, cani molecolari hanno tutti i cani con addestramento e questo e via dicendo, ecco. È alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nico's Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effettua servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nico's Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago. Casette in legno con veranda e giardino per lo sgambamento. Nico's Dog Village è un'oasi di verde nella campagna aretina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65 ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65.
Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, via Via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a via Via Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve a Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Bentornati, siamo nuovamente in compagnia di Giampiero Boccioli. Oggi ci occupiamo di cuccioli. Ecco, nel caso una persona dovesse decidere di comprare un cucciolo di cane, quali sono le prime cose da fare? A chi si deve rivolgere? Allora, le prime cose da fare sono cercare allevatori seri. Allevatori seri si intende con affisso ENCI o anche senza affisso ENCI, ma la cosa più importante da fare è andare a visitare i cuccioli. Vedere i genitori, vedere come vengono cresciuti i cuccioli, come sono tenuti, se sono socializzati, perché è la cosa più importante per un cucciolo. I primi mesi di vita di un cucciolo sono quello che farà il cane per il resto della sua vita. Ecco, qual è la differenza tra un allevatore professionista e un allevatore amatoriale? Allevatore amatoriale e professionista si può dire che è la stessa cosa. Diciamo che allevatore e persona che vuol fare la cucciolata tanto per fare sono due cose diverse. L'allevatore professionista o amatoriale spesso fa chilometri e chilometri per scegliere il maschio giusto per la propria femmina. Innanzitutto testa i cani, i propri soggetti, e pretende che il soggetto con cui andrà a coppiare sia testato per le principali patologie genetiche. Poi l'allevatore, nel vero senso della parola, cresce strettamente i suoi cuccioli come fossero dei figli. Sembra esagerato dirlo, però si vedono nascere, uno li cresce, li cura, li accudisce, li pulisce, fa tutto quello che una mamma, quando non riesce più a sostenere la maternità dei cuccioli, perché comunque sia portare avanti dei cuccioli per una femmina è molto impegnativo. E li socializza anche. L'importante è molto, è anche quello, socializzare il cucciolo con le persone, con altri cani, in modo che nel momento in cui vada nelle nuove famiglie il cucciolo non abbia un enorme distacco, ma sia comunque un cucciolo felice. Quella è la cosa più importante. Ecco, altra cosa importante prima di prendere un cucciolo è informarsi bene anche, insomma, sulla tipologia di razza che stiamo adottando, che sia compatibile con le nostre esigenze. Esatto, esattamente, perché ovviamente chi ha poco tempo o comunque sia non ha grandi spazi, non è consigliabile prendere ad esempio un levriero che ha bisogno di grandi spazi, di corse. Chi vive in appartamento può tranquillamente avere dei cuccioli o un cane di piccola taglia, come può essere un maltese, un carlino, un chihuahua, un bulldog francese, perché sono cani molto, diciamo, si ambientano molto facilmente alla nuova vita e non hanno bisogno di molti spazi. Ovviamente devono sempre uscire, socializzare il più possibile con altri cani, però ovviamente uno deve, prima di scegliere la razza che preferisce, studiare bene le caratteristiche. E ovviamente il cucciolo va conosciuto prima di portarlo a casa. Il cucciolo va sempre conosciuto prima di portarlo a casa. Come detto poco fa, conoscere l'allevatore di persona, conoscere i genitori, andare a visitare i cuccioli e come stanno i cuccioli insieme alla madre soprattutto. Ecco, nel caso, insomma, una persona dovesse decidere di non adottare, sono tanti cuccioli in cerca di famiglia, cuccioli e non solo, ma di comprare un cane, un cucciolo di cane, ci sono ovviamente anche delle tutele da parte di chi compra il cane se si affida nelle mani di un allevatore professionista. Ovviamente, l'allevatore professionista o amatoriale, comunque allevatore, segue per il resto della vita il cucciolo anche quando sarà adulto. Sarà sempre disponibile per qualsiasi consiglio, aiuto o qualsiasi cosa in futuro il cane possa aver bisogno. Bentornati allo spazio dedicato alle adozioni. Siamo come sempre al canile comunale di Arezzo, gestito dall'EMPA. Oggi conosciamo Ariel. Chi è?
Allora, Ariel è una meticcia Jack Russell di circa un anno, è arrivata qui in canile da pochi mesi, è stata trovata purtroppo investita per strada. E le sue condizioni erano abbastanza gravi, è stato necessario toglierle la milza e subire un intervento al coleduco. Ora però sta bene, non prende nessun tipo di farmaco, è guarita e quindi cerca adozione. Sta bene, oggi cerca una famiglia, quale potrebbe essere insomma la famiglia adatta a lei? Allora, è un cane molto attivo, molto energico, come tutti i Jack Russell, quindi sarebbe ideale una famiglia che ha tempo da dedicarle, anche appunto per portarla fuori spesso, per farla sfogare, non ci sono problemi con i bambini. Inizialmente è un cane un po' timoroso, forse per quello che ha vissuto, però comunque con un po' di pazienza si affeziona a tutti. Quindi anche un appartamento, insomma, basta che ci sia del tempo necessario da dedicarle. Sì, assolutamente, va bene anche un appartamento, l'importante è avere il tempo a disposizione. Ecco, gli altri cani, invece i gatti? Allora, con i gatti non ho nessun problema, neanche con gli altri cani. È una canina molto tosta di carattere, ora sta insieme a un maschietto che l'ha già messo in riga, però non ci sono problemi. Chiunque volesse conoscerla, insomma, fosse interessato ad adottarla, può venire qua al canile. Sì, può venire qui a conoscerla, a chiederci altre informazioni. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento come sempre per la prossima puntata. Miau. Miau.